Avete visto adesso la donna, se cortesemente ci spiega quale fotografia ha strappato, che cosa è successo? Naturalmente si trattava dell'uomo più noto negli Stati Uniti, Joe Belafuco. Joey Buttafuoco, it was a joke. E l'ho fatto per scherzo. Perché quando ha partecipato Sinead O'Connor alla stessa trasmissione, quest'ultima ha strappato l'immagine del Papa, quindi io l'ho fatto così per scherzare. Ah, era uno scherzo, non c'entrava niente il personaggio del personaggio del quale ha strappato la foto, no? Cioè è stata una polemica contro la Sinead O'Connor che aveva strappato la foto del Papa e il gesto è stato tanto criticato in America, mi pare, no? Sì, come dicevo, l'ho fatto come uno scherzo. Scherzo. Sì. Adesso dovrei per piacere fare un po' di spazio. Vorrei, eccoli là. Lei come ha incontrato? Lei è famosa per le sue canzoni, i suoi film ne ha fatti pochi, e per il suo look. Come ha incontrato Dolce e Gabbana che abbiamo qui? Dolce, come li ha conosciuti? Where did I meet them? Mi faccia pensare. I met them in New York. Li ho conosciuti a New York. They used to call me up on the telephone. Mi chiamavano. Before I ever met them. Prima di incontrarli. Li sentivo al telefono, mi dicevano che mi volevano bene, sono sempre stati molto carini con me, molto dolci. E quindi una volta stavo a New York con Steven Meifel, che è il fotografo le cui immagini si vedono nel mio libro, e mi ha detto che li dovevo conoscere. E di conseguenza ci hanno presentati e siamo andati a cena fuori insieme. È nato, diciamo, un rapporto di grande affetto perché lei è venuta per il loro défilé. E adesso Dolce e Gabbana vogliono interpretare quello che hanno sentito negli ultimi 4 anni della sua carriera, chiamando qui alla ribalta 6 indossatrici che normalmente si rifiutano di apparire in televisione. È un inglese, una russa, una belga, un'altra inglese, una svedese e un olandese. E questi capi sono ispirati e dedicati a lei. E allora via con la musica. Vuole? È rimasta contenta? Sì, contentissima. Porterebbe questi capi? Li indosserebbe? Non credo che mi starebbe la taglia. Loro sono delle gigantesse e io sono minuscola. Vuol parlare un po' della sua famiglia? Ho una famiglia molto grande. E la famiglia è un po' sparsa in tutti gli Stati Uniti. E litighiamo sempre. Ma ci vogliamo bene. Come tutte le famiglie. Certo. Ma litigate perché non approvano qualcosa che lei fa? No. La famiglia è solidale con lei. Ah, le mie sorelle continuano a cercare di rubarmi i vestiti dall'armadio. E lei si arrabbia? No. Roberto D'Agostino è un giornalista, nostro amico. Un po' di dissenso. Everyone's entitled to their opinion. Tutti possono avere Roberto, la loro opinione. Roberto, la tua domanda veloce. Ce l'ha questi buchi. Ma con te forse. Bene, forza. D'Agostino. Vabbè, ciao. Allora, mi può fare un esempio di un fatto o di un personaggio che secondo lei rappresenta oggi la volgarità? Una persona che cerca di censurare la libertà di espressione e la libertà di parola. Un esempio concreto, un nome, un fatto.
Lei come si chiama? Non sono anti-Madonna assolutamente per i loro problemi. Allora, invece vorrei sapere una cosa: che differenza c'è tra pornografia ed erotismo? La mia idea della volgarità e della pornografia riguarda soltanto l'ignoranza, l'intolleranza, sessismo, omofobia, razzismo e violenza. Un momento, fermati D'Agostino, se no ti mandano al rogo qui. Allora, è prevista nel suo futuro una famiglia, dei figli? Quando le luci della ribalta, il successo svanisce, si allontana, lei pensa a una famiglia? Ma perché non avere un figlio e rimanere sempre alla ribalta? Sì, ma si può. Ma si immagina lei, con la sua fantasia, si immagina un giorno sulla sedia a dondolo, con dei pargoletti, nonna. Ci pensa? Sì. Senta, Madonna, il suo corpo l'ha paragonato lei a una pistola giocattolo che può far ridere o far paura. No, qualcuno ha descritto il mio corpo così, io non l'ho mai fatto. Ma invece il suo corpo fa soltanto paura? I didn't say those words. Io, come dicevo, non ho pronunciato quelle parole. Quindi non le appartengono. Vabbè. No. Se dovesse cantare in coppia, con chi preferirebbe cantare? Con Frank Sinatra, con Michael Jackson, con Paul McCartney? No. Nessuno di loro? Tony Bennett. Sceglierei Tony Bennett. Tony Bennett. Tony Bennett è un vecchio cantante. So? Allora lo adoro. È un cantante dell'epoca di Sinatra. Sì, ma Tony Bennett aveva una voce più bella di quella di Sinatra. È vero, è vero. Loro non lo conoscono forse, ma Tony Bennett era un grandissimo cantante. Carico di swing. Sì, mi piacerebbe cantare con lui. È una persona dolcissima poi. Che cosa sa lei della musica italiana? Canta qualche volta una canzone italiana? No, mi dispiace. Niente? Non ascolta musica italiana? Dean Martin. Dean Martin? Sì. Yeah, Dean Martin. Infatti lei sa che Dean Martin si chiama Dino Crocetti. Perché italianissimo. Senta, Liz Smith, di un giornale newyorkese, una regina del pettegolezzo, ha scritto in questi giorni e ha criticato i colleghi che l'hanno stroncata come attrice. E ha detto, concludendo l'articolo, non è pessima. Io dico no. Com'è allora questo suo film di cui tanto si parla nel mondo? Innanzitutto voglio dire che il motivo che ha spinto Liz a dire queste cose deriva dal fatto che lei non si sente minacciata da me, non ha paura di me. Anche lei è una donna molto decisa che dice quello che pensa. E allora la domanda, com'è questo suo film? Se dovesse presentarlo? It's a story about obsession. È una storia che racconta di un'ossessione, di comportamenti ossessivi. About an extremely psychotic woman. Racconta di una donna psicotica. About a very sexual woman. Molto sensuale. Che seduce gli uomini e poi li uccide. Però voglio aggiungere una cosa: questa donna non sono io. Lei si rende conto
di quanta importanza hanno i suoi comportamenti nei confronti dei giovani e sente questa responsabilità oppure cammina per la sua strada non tenendo presente quello che lei fa e quanta ripercussione può avere nei confronti dei teenagers, della giovane generazione? I do think about the impression that I give. Io penso certamente all'impressione che io faccio sui giovani. E certo che sento una certa responsabilità, ma la responsabilità che io sento è quella di non essere mai disonesta con me stessa. Voglio poter continuare a credere in quello che credo, a prescindere da quello che possono dire gli altri, e quindi credo che per questo forse rappresento un modello che non è poi negativo per i giovani. Senta, chi non ama Madonna, chi parla male di lei, da questo palcoscenico, da queste telecamere, che cosa vorrebbe dire?